Buonasera ai pesci, settimana che va dal 28 di novembre al 4 di dicembre. Settimana che fino a sabato trascorre tranquilla e che domenica vede un cambio di guardia, o almeno un grande cambio, e riguarda proprio voi, perché Nettuno torna diretto. Nettuno diretto implica tanto, tantissimo, e farò un video a parte. E Nettuno torna diretto con Giove, che sono entrambi in pesci. Quindi grande trasporto per tutto quello che è emotivo, chiaramente, per tutto quello che è dentro di noi. Le emozioni prendono il sopravvento dalla settimana prossima. Ne parleremo a parte. Vediamo come tutto il resto dei pianeti non si muove, quindi continuano ad avere Mercurio, Venere e Sole in Sagittario, forti segni di fuoco. Continua ad avere i segni di terra, Plutone diretto in Capricorno e Urano retrogrado in Toro. Continua ad avere i segni d'aria, Saturno diretto in Acquario e Marte retrogrado in Gemelli. Ne fanno uno e uno tutti. E voi avete due big in pesci, Giove e Nettuno, e Nettuno che tornerà diretto, quindi sono entrambi da domenica poi diretti. Andiamo a vedere come sarà la settimana. Energia dei pesci, energia interna dei pesci. Gli amanti, energia esterna. Il carro al contrario, il mago al contrario. Allora, siete focalizzati su una situazione. E credete tra l'altro di poter fare e sfare in questa situazione. Probabilmente potreste anche essere in balia di certe decisioni che dovete prendere. Vediamo. Cavaliere di bastoni, tre di spade, morte, otto di bastoni. Beh, una decisione da prendere, ben poco da fare. Dentro di voi c'è proprio il senso di chiusura, di dolore, di chiusura nei confronti di una coppia, nei confronti di una situazione che vi attirava, ok? Nei confronti di qualcuno che per qualche periodo vi ha attirato, verso il quale volete andare o volevate andare. Devo dire che c'è anche questo voglia, quest'urgenza di comunicare, però il tre di spade e la morte mi fanno capire che la vostra energia interna è molto di chiusura in questo momento. Il dolore vi sta facendo chiudere, ok? D'altronde il mago al contrario mi parla o di persona che non si muove completamente o di persona molto manipolativa che pensa di poter fare e sfare. Insieme al carro al contrario vi faccio notare che sono due carte di blocco. Quindi la situazione esterna in ogni caso è di grande blocco. Quindi da un punto di vista interno i pesci si rendono conto di o di dover prendere una decisione o di una situazione che non può più andare avanti relativamente ad una coppia, che potrebbe essere anche una passione, non per forza da coppia, una passione, un hobby, qualcosa che ci attrae in modo particolare, qualcosa a cui siamo, o qualcuno a cui siamo affezionati, un'amicizia, una persona, anche se gli amanti lo vedo più o come l'indecisione proprio. Perché gli amanti, oppure in questo specifico caso, proprio come una coppia uomo-donna o energia femminile, energia maschile, facciamo più, siamo più cauti. Che però in questo momento sì, voi volete questo trasporto, ma contemporaneamente c'è questo senso di grande dolore, di trasformazione. Esternamente, ho detto, c'è questo blocco assoluto. Sei di spade, regina di coppe, matto. 10 di coppa. Gemelli, Capricorno e Acquario sono i fondanti di questa stesa. E Cancro anche. Io credo che ci sia qualcuno esternamente a voi che vorrebbe proprio girarvi le spalle, vi dico la verità, vorrebbe andarsene. Ma contemporaneamente c'è un grande sentimento perché c'è armonia. Magari ci sono stati dei fraintendimenti, magari c'è stato forse la voglia di primeggiare, che
che vi ha separato. Fatto sta che comunque i sentimenti ci sono tutti e tra voi c'è anche armonia. Questo è il momento di prendere le decisioni anche dettate dall'istinto o almeno da quella voglia di cominciare qualcosa di nuovo che sentite dentro di voi. Però pesci, una situazione abbastanza particolare perché da un lato vorresti comunicare dei sentimenti o delle passioni, mentre contestualmente senti un grande dolore dentro per una chiusura, ok? Senti di dover agire anche in maniera poco consona a quelle che sono le tue abitudini o quello che è lecito, tra virgolette. Dall'altro lato c'è questo blocco, quindi potrebbe essere qualcuno che non si muove assolutamente nei tuoi confronti, o qualcuno che pur di averla vinta, questo ci sta tutto, pur di averla vinta, vi gira le spalle, se ne va, ok? Oppure, in una maniera abbastanza imprevista, si dichiara. Quindi, quando tutto sembra perduto, si dichiara, ok? Quindi, qui sono due le possibilità. O c'è qualcuno che proprio non si muove, e anzi vi dà le spalle, oppure qualcuno che pur di ritrovarvi, ok, si dichiara e di dare un inizio a qualcosa, si dichiara perché c'è armonia. Si dichiara non significa per forza che l'azione della sia, può essere pure qualcuno che vi dice guarda che a te ci tengo, sto dicendo che può essere amante, madre, padre, figlio, amico, amica, insomma quello che volete. Però in ogni caso qualcuno che con voi vive bene, c'è armonia fra di voi, okay? C'è una situazione anche familiare che può essere ripresa. Però devo dire che c'è anche un blocco esagerato oppure l'impuntarsi. Ok? Vediamo. Rivolgiti ad un esperto e liberati. Hai bisogno di altre informazioni? Rivolgiti ad un esperto, a volte potrebbe essere un medico, uno psicologo, un docente, dipende, e poi sperimenta nuove esperienze ed avventure per imparare a crescere. E questo mi sa molto quel matto che abbiamo visto, quindi qua c'è molto fermo, mentre invece ci dovrebbe essere più dinamicità per i pesci. Ricordo che questa è l'ultima settimana che l'oroscopo viene fatto così, perché dalla settimana prossima tutta una serie di cose cambiano, entra il mese nuovo e cambiano le cose. Allora, la natura e i nuovi inizi. Tra l'altro anche qui c'era liberati e dai inizio a qualcosa di nuovo. Io credo che ci sia bisogno di nutrire una parte vostra bella. Di dare inizio a qualcosa di nuovo, di più creativo. Gaia mi chiama molto l'imperatrice, di più creativo. I pesci hanno bisogno di mettere in atto la loro creatività, che è tantissima. Non dimentichiamo che è il segno della creatività e della spiritualità in assoluto. Quindi hanno bisogno di mettere proprio di crescere, ok? Di investire anche emotivamente in qualcuno o qualcosa. O in un progetto, ok, pesci? Questo è il tuo oroscopo di questa settimana, molto breve. L'ho detto, settimana prossima cambia una serie di cose e noi ci vediamo la settimana prossima.